Queste isole d'acciaio ancorate al largo del Massachusetts vanno in pensione, come vecchi generali. Il progresso, purtroppo anche nel campo degli armamenti, è quasi più veloce del suono. Il vecchio radar delle torri è stato superato. Sarà sostituito da radar semiautomatici installati a bordo di aerei. I marinai e gli aviatori americani forse le rimpiangeranno. Non avevano l'aspetto di macchine belliche. La loro aria un po' frivola serviva a far dimenticare lo scopo per il quale erano state costruite. Cambia la strategia. Ai radar di vecchio tipo si sostituiscono i radar automatici. Alle basi di missili a terra si sostituiscono le basi galleggianti, mobilissime e assai meno vulnerabili. E le basi saranno, in tutta la zona NATO, questi sommergibili a propulsione atomica che gli Stati Uniti si apprestano a consegnare anche agli alleati. Maggior sicurezza, minor pericolo e via aperta agli accordi fra Est e Ovest. Anche in Italia le basi missilistiche saranno fra breve smantellate. I missili Polaris installati a bordo di sommergibili atomici incrocianti nel Mediterraneo prenderanno il loro posto.